Allora, buonasera a tutti. Io sono Daniele Faraggiana, sono il presidente dell'Associazione Medico-Sportiva di Pisa e sono lieto di presentare questa sera questo webinar nel quadro delle presentazioni organizzate dalla Federazione Medico-Sportiva della Regione Toscana, che ha come titolo L'apparato respiratorio nell'atleta guarito da Covid. Il tema è certamente molto attuale e noi vogliamo appunto affrontarlo nel quadro anche di quello che è la nostra attività di medici dello sport. Ecco, io volevo semmai far vedere se riesco in qualche modo a farvi vedere lo schermo. Non è purtroppo, non riesco a inquadrarlo meglio, spero che voi riusciate a vedere quanto è stato scritto. Comunque, il Comitato Tecnico-Scientifico del Ministero della Salute ci ha fatto classificare in tre modi diversi, a seconda della gravità, gli esiti delle infezioni da Covid. Come vediamo, abbiamo la situazione più lieve in cui ci sono i casi di infezione asintomatica o presintomatica o di malattia lieve. Il secondo livello è quello della malattia moderata con ricovero ospedaliero o con terapie antibiotiche, cortisonico e epariniche. E il terzo livello è quello della malattia severa o malattia critica. Nel primo caso siamo tenuti appunto a fare alcuni esami di controllo nei casi di asintomatici o paucisintomatici, il test ergometrico massimale con elettrocardiogramma e la misurazione della saturazione dell'ossigeno, l'ecocardiogramma color Doppler e l'esame spirometrico con la determinazione della capacità vitale, del VEMS o FEV1, del peak flow, dei flussi intermedi, della ventilazione massima volontaria. Devo dire che il numero maggiore di casi che noi esaminiamo, almeno nel nostro centro di medicina dello sport, è di questo livello. Anzi, diciamo che sono quasi tutti. Abbiamo avuto casi più gravi solo un paio. Invece di questo primo livello abbiamo molte decine di atleti che si sono presentati. Il secondo livello, con malattia moderata, esige sempre lo stesso test ergometrico con l'elettrocardiogramma e la saturazione, l'ecocardiogramma color Doppler. In più c'è però l'Holter da 24 ore con seduta di allenamento, l'esame spirometrico con la determinazione identica a quella precedente e una serie di esami ematochimici. Il terzo livello invece comprende il test cardiopolmonare con saturazione dell'ossigeno in più, l'ecocardiogramma color Doppler, l'elettrocardiogramma Holter 24 ore, l'esame spirometrico e gli esami ematochimici. Come dicevo, di questo secondo e terzo livello abbiamo avuto sinceramente pochi casi. Del primo caso, devo dire che praticamente forse gli unici due casi in cui abbiamo trovato qualche problematica l'abbiamo riscontrata non tanto attraverso l'esame spirometrico, ma attraverso il test ergometrico massimale. Per cui adesso stiamo appunto approfondendo questi due casi, probabilmente uno è di origine cardiaca, l'altro di origine polmonare. Certo è che appunto abbiamo la necessità di approfondire ulteriormente in maniera approfondita proprio perché diciamo le conseguenze, i danni da Covid li conosciamo relativamente. Comunque questa sera affronteremo l'argomento in particolare per l'apparato respiratorio e abbiamo come relatore il dottor Giosuè Catapano, che forse molti conoscono qui in Toscana. Lui è anche, tra parentesi, presidente della sezione Toscana e Umbra della Società Italiana di Pneumologia ed è pneumologo essenzialmente della Fondazione Monasterio di Pisa collegata al CNR. Sarà moderatore Carlo Giammattei, che è vicepresidente del Comitato Regionale della Federazione Medico-Sportiva, e interverranno anche altri medici, però
Vorrei invece avere l'onore di presentare il vicepresidente federale della Federazione Medico-Sportiva, il professor Gianfranco Beltrami, che per un saluto diciamo molto gradito perché ci è stato molto vicino nella fase di riorganizzazione delle nostre attività regionali. Quindi passo la parola al professor Gianfranco Beltrami. Buonasera, ciao. Bene, ciao, buonasera a tutti. Un saluto e un grazie da parte mia, dal Consiglio federale della Federazione Medico-Sportiva. Un cordiale saluto anche personale agli amici medici sportivi della Toscana, sempre attivissimi in questi mesi nel proporre iniziative di grandissimo interesse e di attualità, in una forma molto snella ed efficace come quella di questi webinar, come quello di questa sera, che hanno raccolto sempre ottime adesioni da parte dei colleghi, a testimonianza proprio dell'interesse per i temi trattati e anche per la validità di questa formula. In questa occasione un grazie particolare a Daniele Faraggiana, presidente di Pisa, all'amico Carlo Gianmattei, vicepresidente regionale, che hanno organizzato questa serata di aggiornamento, all'amico Luca Magri, con il quale mi confronto ormai quasi tutti i giorni per le tante iniziative e per le diverse problematiche che abbiamo sul tappeto, e un saluto all'amico presidente regionale Mario Migliolo. Voglio ringraziare anch'io da parte mia del Consiglio federale della Federazione anche il professor Catapano per aver accettato di parlare di un tema di grandissimo interesse come quello delle problematiche respiratorie dell'atleta guarito da Covid. Ci si focalizza infatti molto di più sulle miocarditi, sulle pericarditi, dimenticando invece che l'infezione polmonare da coronavirus può lasciare un'eredità cronica sulle un'insufficienza respiratoria che a volte condiziona molto il recupero funzionale che non è completo, causa la fibrosi polmonare che può comportare un irrigidimento del tessuto colpito dall'infezione con una riduzione degli scambi gassosi, e questo strascico specialmente nell'atleta si traduce in un handicap importante perché limita notevolmente la performance. Da qui direi l'importanza di questo argomento per conoscere proprio quali indagini effettuare in questi pazienti, quale riabilitazione effettuare, quale terapia è più appropriata, come riportarli al meglio della condizione. Per cui credo sia un tema veramente di grande interesse, quello di questa sera. Ascolterò con molto interesse le relazioni, e grazie e complimenti ancora a tutti voi. Passerei la parola a questo punto a Carlo Gianmattei, che modererà la serata, e appunto direi, anzi, non so se Carlo adesso in questo momento è in linea. Sì. Allora, sì. Grazie Daniele, grazie a tutti, grazie al professor Beltrami che ci accompagna in questo percorso che abbiamo intrapreso di formazione attraverso questo nuovo sistema di webinar. Ringrazio soprattutto anche tutti quelli che hanno apprezzato questa cosa. Abbiamo ricevuto numerose iscrizioni, soprattutto anche da molte associazioni medico-sportive anche fuori dalla Toscana, e questo per noi ci fa piacere. E grazie ancora al professor Catapano. Per me presentare il professor Catapano, non vi immaginate l'onore che mi fa, è la persona con cui ho collaborato da anni, è la persona con cui ho imparato le poche cose che so riguardo alla valutazione cardiorespiratoria negli atleti. Lui è una persona di una profonda conoscenza, oltre che della fisiopatologia respiratoria, anche proprio della fisiologia dell'esercizio fisico. Lo dimostrano i numerosi studi che ha fatto nella valutazione funzionale, nella valutazione soprattutto dei parametri respiratori in sportivi di alto livello, compreso calciatori top level. È quindi sicuramente la persona più adatta per presentarci queste problematiche inerenti
alle nostre tematiche. Mi fa piacere che collabori anche da poco con la scuola di specializzazione in medicina dello sport. Sarà una grande opportunità per gli specializzandi di medicina dello sport poter frequentare, avere dei periodi di tirocinio presso la sua struttura. Quindi cerchiamo di rispettare i tempi per i partecipanti. Mi raccomando, a parte il discorso dei microfoni spenti, di mandare le domande tutte in chat, che poi verranno girate ai relatori, a chi verranno indirizzate le domande. Cercate, secondo me la parte delle domande è quella più importante, cercate di farla perché venga una cosa interattiva e sia un momento questo in cui ci possiamo chiarire veramente, come ha detto il professor Bertrami, queste problematiche che talvolta possono passare in secondo piano rispetto alle problematiche cardiache. Poi, come al solito, il webinar verrà registrato, messo online e manderemo il link di riferimento per poterlo scaricare. Ma a questo punto, professor Catapano, a te la parola. Bene, un saluto a tutti. Non so se mi sentite. Sì, sì. Ok. Allora, intanto condivido lo schermo, vediamo se, ecco, vedete quindi la diapositiva. Allora, intanto ringrazio chiaramente il presidente della Federazione Medico Sportiva, tutte le, diciamo appunto, anche chiaramente Carlo, il moderatore, che conosco da molto tempo. E diciamo che io avrei diviso il mio contributo in due parti. La prima parte parlerò esattamente del danno polmonare, quindi diciamo proprio della fisiopatogenesi del danno polmonare, perché questo ci permetterà poi naturalmente di capire quali sono gli indicatori funzionali diciamo appunto migliori per poter valutare naturalmente gli atleti che naturalmente sono guariti o hanno certamente delle sequele da una infezione da SARS-CoV-2. Allora, qui siamo partiti troppo in là, scusatemi, devo tornare indietro. Interrompo un attimo la condivisione. Vediamo. Ecco qui. Allora, no, mi parte sempre dalla seconda, non so perché. Vabbè, vado un attimino, faccio velocemente. Ecco, allora. Sapete che la pandemia Covid ci ha lasciato sicuramente una grande eredità che è ancora in corso, una che mi tocca personalmente come pneumologo. Sapete naturalmente che purtroppo, come tutte le pandemie, abbiamo l'handicap di non avere una medicina territoriale, e questo purtroppo ci ha portato a non essere stati capaci di fare una diagnostica precoce, quindi anche un trattamento adeguato, e al contempo stesso chiaramente abbiamo solamente occupato la centralità delle cure, che poi sarebbero gli ospedali. La seconda eredità che ci sta lasciando e ci lascerà sono le sequele. Voi sapete che possibili sequele da un'infezione a SARS-CoV-2 sono sicuramente un'evoluzione fibrotica del danno polmonare, ma sono anche una presbizione trombotica, quindi ha embolie polmonari, quindi di conseguenza anche ipertensioni polmonari conseguenti a un quadro di sovraccarico del microcircolo. Ma un'altra eredità che constatiamo attualmente nei nostri ambulatori post-Covid sono i sintomi persistenti. Voi sapete che la chiamano sindrome long-term Covid, che è una sintomatologia che va presa in considerazione, perché a mio parere chi ha questa sintomatologia deve per forza essere valutato per la ricerca o meno di un danno polmonare. E poi naturalmente da tutto questo nascono fuori anche le raccomandazioni per quanto riguarda appunto gli atleti, quindi la valutazione degli atleti che sono stati oggetto di un'infezione SARS-CoV-2, sia se atleti asintomatici o sintomatici, sia se con danno polmonare o senza danno polmonare. Questo è lo scenario che noi abbiamo avuto. Questo ve lo faccio vedere solo per un motivo, perché la stragrande maggioranza dei nostri pazienti che hanno avuto l'infezione sono stati pauci asintomatici. Questo lo dobbiamo sapere, però abbiamo una percentuale che certamente purtroppo ha dato espressione e manifestazione di sé con danno d'organo, soprattutto vedremo danno polmonare, che poi dobbiamo tutti sapere che rappresenta il primo movens per ordinare
e valutare un ricovero per questi pazienti. Tutti i pazienti che non hanno un danno polmonare chiaramente possono essere trattati a domicilio. Quindi una grande quota pauci asintomatici. Perché vi faccio vedere questa slide? Voi sapete che ci sono state diatribe per dire se noi siamo, diciamo appunto, i pazienti infettati da SARS-CoV-2 sono morti per Covid o morti con il Covid. Questo riguarda soprattutto i pazienti che hanno policomorbidità sottostanti. Questa è pura filosofia. È pura filosofia perché? Perché sicuramente il Covid ha accelerato i processi prognostici negativi nei pazienti che hanno comorbidità, soprattutto comorbidità cardiovascolari, ma non solo questo, anche dismetaboliche, soprattutto questo. Ma quello che tocca personalmente tutti noi è sapere che la complicanza più frequente dell'infezione SARS-CoV-2 è l'interessamento polmonare, non c'è dubbio. I pazienti si ricoverano nell'80% dei casi più per polmonite o per insufficienza respiratoria, quindi per sintomi respiratori. Una parte non considerevole ha altri tipi di complicanze che possono essere lo shock settico, il distress respiratorio, la sepsi, complicanze renali, anche complicanze chiaramente cardiache. Però quello che dobbiamo capire è che la porta d'ingresso del polmone, la complicanza più frequente con cui abbiamo a che fare è il danno polmonare. Su questo non c'è dubbio. Questo virus è molto particolare, ve lo dico perché da qui poi capiremo qual è il danno polmonare. Perché è molto particolare? In maniera molto pratica vi dico che è uno di quei virus che per dare polmonite non ha bisogno di una sola infezione batterica. Questo lo rende molto virulento, lo rende molto patogeno e lo rende anche molto, possiamo dire, spigliato nel dare un danno precocissimo a livello polmonare. Infatti il primo danno si ha nell'ingresso a livello alveolare, e sono danni naturalmente che interessano le cellule alveolari, quindi i pneumociti, e interessano anche l'interstizio perialveolare, per poi invece replicarsi e con questo dare la produzione e liberazione di citochine. Quindi avremo poi una seconda tappa, che sarebbe la produzione di citochine e la liberazione in circolo, e quindi poi, diciamo così, il danno sistemico. Questo è molto importante. Perché questo? Perché in realtà quando parliamo di un polmone avremo non solamente un danno interstiziale, ma avremo anche un danno a livello del microcircolo capillare polmonare che si esprime come fenomeni di microtrombi e quindi di alterazioni che poi gravano su mismatch ventilo-perfusivo. Quindi da una parte problematiche ventilatorie, danno interstiziale evoluto, poi vedremo, in consolidamento alveolare, da una parte danno capillare, quindi perfusorio, per processi microtrombotici. C'è chi dice che il danno inizia prima come danno capillare microtrombotico in loco. La liberazione invece in un secondo momento, e cioè quando il virus replica all'interno della cellula, produce, dà la capacità di produrre e di liberare quindi citochine infiammatorie. Queste citochine vanno in circolo e assolutamente sono la causa di tutte quelle manifestazioni cliniche che fanno da corollario ai sintomi respiratori. Vedete come il danno endoteliale è molto importante nel danno polmonare, ma anche nella valutazione poi funzionale degli atleti che hanno subito danno polmonare, per valutarlo. Perché? Perché voi sapete che l'endotelio, la cellula endoteliale, è un ottimo regolatore dell'emostasi di vari apparati, tra cui anche quello dell'emostasi coagulativa, ma anche della vasomotion, quindi in pratica della risposta del tono vasomotore a livello multiristrettuale. Questo cosa significa? Che quando c'è l'infezione da SARS-CoV, questa omeostasi si perde e quindi la cellula endoteliale alterata non riesce più a garantire un'omeostasi, ma bensì produce quindi un danno microtrombotico, quindi un danno anche di perdita della vasomotion e quindi un danno di perdita della vasodilatazione distrettuale, e questo chiaramente provoca una problematica, se parliamo del polmone, di mismatch ventroperfusivo in loco, e questo naturalmente va valutato, capiremo poi il perché. Allora, su questa mi soffermo solo per dirvi questo: noi che cosa abbiamo compreso dell'infezione da SARS-CoV-2? Abbiamo compreso che è importantissima la tempistica. Abbiamo una fase iniziale dei primi 3-4 giorni dove i sintomi sono quelli comuni di una virus, anche banali, comuni di un'influenza. Qui c'è solamente una replicazione virale. Quando il virus arriva all'interno della cellula, ecco che quindi incomincia a dare, questo avviene più o meno dopo il terzo giorno, incomincia a dare una fase che non è più solo viremica, cioè virale, ma bensì anche di
risposta infiammatoria, quindi liberazione di citochine infiammatorie. Sono queste che danno inizio al danno polmonare. Quindi non è la viremia intracellulare, ma la liberazione di citochine. Diciamo che questa finestra in cui avviene la liberazione di citochine si ha più o meno intorno diciamo, al terzo, quarto giorno fino all'ottavo giorno. Qui si esplica il danno polmonare. Il danno iniziale polmonare capiremo che si ha subito al terzo giorno, per poi naturalmente andare avanti come evoluzione, fino a che, superato l'ottavo giorno, invece abbiamo il danno sistemico, perché le citochine infiammatorie raggiungeranno una produzione così elevata che arriveranno e andranno in circolo. Questa fase è la fase prognosticamente infausta diciamo, dei pazienti infetti da SARS-CoV-2, perché possono morire per RDS, possono morire per shock settico, per cui dovremmo cercare di non far arrivare questi pazienti in questa fase. Quindi molto importante sia per l'espressione clinica sia per il danno organico polmonare la tempistica. Ricordiamoci questo. In questa tempistica entra in azione quindi che cosa? Anche il danno biomorale. Questo per dire che quando avremo dosato in circolo le citochine infiammatorie siamo in una situazione di danno organico polmonare. Nella fase precedente avremo solamente una, diciamo appunto, incremento di alcuni parametri che sono naturalmente quelli di qualunque infezione come la PCR, che naturalmente ancora non denotano una risposta infiammatoria citochinica come invece lo può denotare un didimero elevato, una interleuchina 6, una ferritina, quindi un didimero, l'abbiamo già detto, che quando arriverà a dare danno d'organo si manifesterà anche con incremento dei valori di troponina oppure di BNP. Quindi tempistica importante. Il danno citochinico è molto importante perché è stata evidenziata una semplice correlazione. Più aumentano gli indicatori biomorali di danno citochinico che io vado a dosare in circolo, più questi pazienti hanno una prognosi infausta. Più questi pazienti vanno in corpo da RDS, che è l'esito finale di una polmonite interstiziale. Quindi molto importante dosarli, ma badate bene, capiremo, non solo dosarli in acuto. Allora, quello che si è capito della tempistica è che se io riesco a valutare un paziente nella finestra dei primi 3 giorni, riuscirò a modificare la sua prognosi. Se lo vado a valutare ad una distanza dall'esordio dei sintomi di 4-8 giorni, avrò il danno polmonare. Mi dovrò districare con il danno polmonare. Abbiamo oggi possibilità terapeutiche. Se i sintomi li valuto dopo i primi 10-12 giorni, purtroppo avrò una situazione già consolidata nel polmone e sarà una situazione in cui la prognosi sicuramente è una prognosi peggiore. Arriviamo al danno polmonare, quindi. Il danno polmonare inizia nei primi, diciamo, dopo il terzo giorno come aree infiammatorie di danno interstiziale, ancora localizzate, a distribuzione periferica, soprattutto alle basi, si chiamano aree di ground glass all'attacco, le quali poi man mano confluiscono, diventano aree di maggiori dimensioni, fino a dare i primi aspetti consolidativi, fino ad arrivare alle consolidazioni più estese, che si hanno dopo i 12-14 giorni, e che implicano purtroppo un insuccesso del trattamento di ventilazione meccanica non invasiva. Però vedete che queste aree di ground glass, che sono il danno iniziale, riusciamo a percepirle negli studi, questo è stato evidenziato, già nella finestra primo, secondo, terzo giorno. Questo è molto importante perché capiremo come dall'esordio dei sintomi avremo delle tecniche che ci permettono di evidenziarlo subito e quindi di modificare il percorso prognostico della malattia. Primo punto fondamentale per la funzione. Il primo danno che cos'è? Un danno interstiziale alveolitico. Il polmone è ancora un polmone elastico, non è un polmone pesante. Quindi un polmone si dice a bassa elastanza. Questo è molto importante perché se abbiamo capito che il danno iniziale è interstiziale ma anche microcircolatorio, capiremo che in questi pazienti abbiamo un mismatch VQ già in fasi precoci, abbiamo una ipossemia già in fase precoce, ma il paziente l'ipossemia non la sente, non l'avverte. Questa fase noi la chiameremo di ipossemia felice, ipossemia silente, perché questi pazienti non hanno ancora la dispnea. Ricordiamoci che la dispnea non è un'espressione e non correla con un danno. La dispnea è un sintomo di percezione soggettiva. Noi la avvertiamo quando esattamente il polmone diventa poco elastico, quando perde la sua elasticità. Per cui avremo che l'aria che dovremmo incamerare in un atto ispiratorio non riusciamo a farlo.
e quindi questo produce la percezione soggettiva della dispnea. Quindi se noi stiamo sintomo di dispnea, non riusciamo a svelare ancora un danno precoce, anche di insufficienza respiratoria. Poi il danno polmonare progredirà, ci darà l'esito in confluenza delle aree di Grand Glass, in iniziali consolidazioni, fino ad avere i quadri eclatanti di consolidazioni più importanti. Queste tappe sono fondamentali perché fino a che il polmone ha un danno interstiziale anche importante, anche consolidativo, e quindi il polmone diventa pesante, cosa avremo? Che il polmone schiaccia le aree ventilate del polmone normale sano. Queste aree però sono aree che noi possiamo facilmente reclutare durante un percorso di ventilazione meccanica. Quindi la ventilazione meccanica dovrebbe essere fatta in una fase precoce rispetto a quello che abbiamo fatto nella prima ondata. Nella prima ondata purtroppo abbiamo ventilato i pazienti in fase ormai avanzata consolidativa, dove non abbiamo più atelettasie polmonari che possono essere reclutate, e questo è stato purtroppo il tasso più importante di mortalità che abbiamo avuto intraospedaliera. Vi dicevo che il dato iniziale è molto importante, quindi prendono in considerazione. Quindi per ora cosa abbiamo capito? Poi man mano lo dirò, in modo che questi concetti rimangono, perché poi li troviamo nella valutazione funzionale, no? Del danno. Abbiamo un polmone che ha un danno interstiziale, il danno è precoce, come lo possiamo svelare? Certamente io non posso fare TAC a tutti i pazienti nei primi 3 giorni. Beh, facciamo l'ecografia. Abbiamo visto nella pandemia che l'ecografia ci fa vedere un danno iniziale precocissimo che correla in maniera spiccata, specifica, con il danno TAC, quindi con il gold standard della TAC. Benissimo, l'ecografia è molto più sensibile e specifica della radiografia nel cogliere questo danno iniziale, correla con il danno morfologico TAC, quindi diventa un presidio molto importante. Quali sono invece le eredità e quindi le sequele che la pandemia e quindi l'infezione sul danno polmonare ci può lasciare? Quello adesso, diciamo che da questo momento in poi parte la nostra osservazione sulla valutazione di un soggetto, atleta o non atleta, che esca fuori da un'infezione SARS-CoV-2. Una delle sequele può essere la interstiziopatia ad evoluzione fibrotica. Si pensa che il percorso citochimico di danno prosegua al di là di una negativizzazione in alcuni soggetti, e questo porta all'evoluzione in fibrosi polmonare. La fibrosi polmonare rende il polmone meno elastico, rende il polmone da un punto di vista funzionale ristretto e dà problematiche certamente di scambio ventilo-perfusorio, quindi di insufficienza respiratoria. Noi nel nostro istituto abbiamo messo su un protocollo di ricerca che partirà ad aprile proprio per valutare in i pazienti della prima ondata questa possibile eredità e di sequela fibrotica. Quale può essere invece un'altra sequela? Il danno micotrombotico, e cioè può naturalmente sussistere ancora un danno infiammatorio citochimico al di là di una negativizzazione dell'infezione SARS-CoV-2, che può garantire quel danno delle cellule endoteliali che vi ho detto all'inizio, promotore di una, produzione trombotica, quindi esasperata a livello di microcircolo. Se questo avviene a livello del polmone, si parlerà di embolia polmonare, che può essere multidistrettuale chiaramente e che può cronicamente provocare un'eredità nel corso degli anni, che può essere anche quella dell'ipertensione polmonare come risposta, insomma, a carico pressorio naturalmente ai microtrombi. Questo è molto importante. La terza eredità è veramente molto, relativa, però è stata anche studiata questa possibilità, che sono esattamente lo pneumotorace spontaneo, perché il polmone diventa meno elastico, in alcune zone aderenziali può anche naturalmente spaccarsi in corso di attività fisica, ok? Di prestazione fisica. Qual è invece un'altra eredità che per me è molto più interessante e molto più intrigante dal mio punto di vista come ricercatore? E cioè la persistenza di sintomi, nonostante io non trovi danno ad organo. Quindi una polmonite risolta, oppure un sintomatico che non ha avuto la polmonite, persiste il sintomo. La maggior parte dei sintomi sono più che altro sintomi generali, come l'astenia, la facile affaticabilità, oppure sintomi respiratori, come naturalmente la dispnea. Badate bene che negli ambulatori post-Covid, mia esperienza personale, il 60% dei soggetti ha questa sintomatologia persistente.
In questo 60% dei casi io ho riscontrato più o meno nel 18% dei casi una polmonite che non sapevano di avere, quindi un danno residuo. Nelle restanti situazioni non ho trovato né danno d'organo polmonare né cardiaco. Ci sono varie ipotesi che sostengono questo, non sarà un oggetto di discussione, poi semmai ne possiamo parlare, però certamente questi pazienti che hanno questa sintomatologia persistente vanno studiati, perché in loro va escluso la possibilità di una persistenza di danno d'organo. E quindi in questi va fatta una valutazione che è multidisciplinare, non solamente una valutazione chiaramente respiratoria. Tra questi sintomi, uno molto importante è il decondizionamento, che noi troveremo e possiamo trovare anche negli atleti che hanno risolto naturalmente un'infezione da SARS-CoV-2. Quindi è molto importante questa sintomatologia persistente. Vedete che se i sintomi persistono oltre le 4 settimane, da 4 e 12, si parla di sintomatologia persistente. Se i sintomi persistono oltre le 12 settimane, senza trovare una spiegazione naturalmente di danno d'organo di qualunque tipo e organo chiaramente preso in considerazione, allora si parla di, in questo caso, sindrome post-COVID o sindrome long term post-COVID, comunque sia di una persistenza. Su questo anche noi chiaramente faremo ricerca, perché possiamo pensare a due ipotesi. Un'ipotesi può essere un'attivazione del sistema autoimmunitario che continua a produrre qualche danno. Un'altra ipotesi, quindi anche a livello muscolare periferico, un'altra ipotesi può essere quella di una distonia del sistema neurovegetativo. Chiaramente sono ipotesi speculative che vanno naturalmente valutate. Questa slide ci fa vedere quello che è successo con la SARS-CoV-1. Perché noi siamo preoccupati delle sequele? Noi non siamo in grado, ancora è passato un anno, per poter dire se queste sequele si sono presentate. Ma normalmente le sequele si possono presentare a distanza di 2 anni come danno iniziale. Quindi questi soggetti possono essere ancora negativi, a 2 anni possono invece avere i primi danni di fibrosi. Questo lo dico per un motivo, perché nella SARS-CoV-1 si è visto proprio che, soprattutto in quei pazienti che andavano incontro ad un distress respiratorio, ma anche chi non andava incontro al distress respiratorio, dopo i primi 6 mesi, oltre i 6 mesi, hanno avuto queste problematiche funzionali, problematiche di decondizionamento, quindi problematiche di percezione soggettiva dello stato di salute deteriorato, poi anche naturalmente altre problematiche, anche disturbi mnemonici chiaramente. Quindi diciamo alterazioni impattanti sulla qualità della vita. E qui veniamo al, diciamo, aspetto più pratico per noi oggi. Tutto quello che ho detto poi come si concretizza per chi vuole studiare la funzione polmonare? Banalizziamo il concetto. Diciamo che il danno funzionale che ne può uscire fuori da un danno organico polmonare da infezioni SARS-CoV-19 come sequele è un danno soprattutto da pattern restrittivo. Che significa? Volumi ridotti, significa capacità polmonare totale ridotta, capacità vitale ridotta, significa anche VLCO ridotto, perché la superficie di scambio neurocapillare è alterata. Ma in più abbiamo anche trovato, questo è molto importante, un decondizionamento muscolare fisico, e questo, in questo studio era valutato appunto a 2 anni di distanza dall'evento della SARS-CoV-1, ma la cosa per me molto più significativa è che si è trovato anche una ridotta capacità di generare massima pressione inspiratoria o espiratoria durante un esercizio. Qui c'è qualcosa che evidentemente tocca anche il diaframma, perché è un muscolo il diaframma. Quindi questi aspetti andrebbero valutati chiaramente in chi esce da un post-COVID. Quindi, in soldoni, da tutto quello che vi ho detto, noi dobbiamo andare a valutare questo in un atleta che esce fuori da un'infezione post-COVID. Poi capiremo che tipologia, naturalmente, no, di atleta. E cioè dobbiamo capire se c'è una persistenza sintomatologica, dobbiamo capire se c'è ancora attivazione biomorale citochimica, dobbiamo capire se ha avuto danno d'organo, dobbiamo capire se ci sono alterazioni funzionali disventilatorie o di parte diffusivo di scambio gassoso, dobbiamo capire se sono decondizionati, hanno riduzione della capacità d'esercizio e quindi in questo caso per alterazioni del matching ventilo-perfusivo, e poi tutto questo naturalmente dobbiamo capire se impatta sul loro stato di salute. Quindi in questa situazione noi ci troveremo. E quindi concludo con questa slide dicendo che
Voi sapete che la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, ma naturalmente d'intesa con le raccomandazioni, no, della Federazione Medico-Sportiva, ha voluto dividere atleti positivi accertati, naturalmente con guarigione accertata, oppure quegli atleti che, pur non avendo ricevuto una diagnosi certa di infezione, però avevano una sintomatologia molto suggestiva, rispetto alla controparte di atleti che sono stati non infettati, ok, o atleti asintomatici non testati. Quindi diciamo che abbiamo due, come già stato detto naturalmente da Daniele Faragiana, abbiamo due tipologie di atleti da andare a valutare. Nell'ambito dell'atleta che ha avuto l'infezione, poi avremo naturalmente una suddivisione tra pazienti che hanno avuto più o meno un impegno maggiore o meno di danno polmonare, oppure quelli asintomatici o paciosintomatici senza danno d'organo. Cambierà chiaramente la valutazione funzionale nel contesto delle sottoclassi. E vedete come alla fin fine di questo, poi parleremo nella seconda relazione e finisco qui, vedete come la differenza la fa proprio la sottoclasse A1, in cui sono stati asintomatici e non hanno avuto danno d'organo, dalla classificazione del gruppo A2 A3, che sono stati sintomatici con presenza o senza presenza danno d'organo. Qui è molto più fitta la valutazione funzionale respiratoria, che prescinde da una spirometria semplice e arriva naturalmente alla valutazione con il test a sforzo, con la DLCO, con la misura a livello dei sali ematochimici di che cosa? Come dicevo, degli indicatori di attivazione citochimica, tutti quegli indicatori che qui sono elencati, che ci dicono se c'è ancora un'infiammazione sottostante che possa naturalmente garantire un danno persistente, quindi un'espressione naturalmente anche su pattern funzionale. Io per ora finisco così la mia prima relazione. Grazie veramente, Giosuè. Penso non ci siano parole, non ci siano commenti a questa esposizione così chiara, così sei riuscito a spiegarci, come al solito, con un linguaggio chiaro, concetti che talvolta possono essere anche difficili per noi, per noi medici dello sport, però ci hai chiarito perfettamente l'evoluzione di questa malattia e poi soprattutto ci hai messo in guardia tutti noi sulle eventuali conseguenze che si possono avere, vediamo anche a lungo termine. A questo punto intervengono i medici dello sport, interviene il dottor Luca Magni, che è il presidente dell'Associazione Medico Sportiva di Prato, per porre dei quesiti, dei dubbi, per esporre il nostro punto di vista nei confronti di queste nuove problematiche con cui onestamente non ci eravamo confrontati prima. Quindi Luca, ti lascio la parola e poi seguirà anche Daniele Faragiana, il presidente dell'Associazione Pisa, l'organizzatore del convegno, che anche lui porterà il suo contributo per portare avanti la seconda parte dell'incontro, in cui chiederemo proprio a Giosuè di chiarirci nel dettaglio come poter affrontare le problematiche che ci vengono, che ci si presentano giornalmente nei nostri ambulatori, come prima aveva già accennato Daniele. Quindi Luca, a te la parola. Sì, buonasera a tutti. Non so se riesco a condividere, perché io ho una metodica un po' diversa, e chiedo aiuto all'aiuto, però vedo che tutto si sta... Se no, vado a braccio, tanto ho visto che ci sono tante cose che vengono in qualche modo già dette. Avevo preparato delle slide, ma vedo che non c'è verso condividerle. Proviamo a vedere se, ditemi se si vedono. Allora, eccole. Eccoci, ci siamo. Ci dovrebbero essere, si vedono? Si dovrebbe vedere la slide, sì. No? Sì, sì. Vai. Allora. Continua Luca, che allora. Si vede. Perfetto. Allora, mi sono il dottor Magni.
Ringrazio per l'invito i due i miei precedenti relatori e in particolare Carlo Giammattei, un saluto all'amico professor Gianfranco Beltrami. Vorrei partire da un discorso un po' più generale che riguarda appunto la spirometria, che è stata attaccata molte volte in campo, diciamo, di medicina dello sport, perché è considerata molte volte un esame inutile. Si veniva spiegato questo attacco soprattutto perché rispetto alle malattie cardiache, diciamo le malattie respiratorie e l'asma in particolare portavano alla morte pochi, secondo questa visione, pochi atleti. In realtà, e questo non è così, perché in realtà non è che si deve confrontare la mortalità per asma nella popolazione solo sportiva, ma considerando tutta le fasce d'età. Si può vedere che nella pratica sportiva, in questo senso, può essere un fattore molto, molto importante come rischio, per il rischio asmatico. E infatti è stato dimostrato da valenti studi pneumologici che la spirometria è un test inestimabile di screening dello stato di salute respiratorio. Ed è importante proprio valutarlo proprio per dare l'inizio a un programma di attività fisica. È un test di respiratorio veramente importante, ma soprattutto ora, come ha detto il professor Catapano, ci troviamo di fronte a una situazione incredibile, molto grave, in cui le complicazioni polmonari in campo di in seguito a questa infezione, come abbiamo visto in maniera chiara e ineluttabile, è il primo è la cosa più importante in questa malattia, che colpisce direttamente i polmoni, non essendo necessaria neanche una compromissione e una coinfezione batterica. Quindi possiamo capire molto bene come sia importante sapere valutare la parte respiratoria. Ed è importante sapere che questo tipo di malattia, come abbiamo visto e l'ha già illustrato il dottor Catapano, che questo pur essendo molto spesso una patologia lieve, in un 20% di casi può dare delle quadri estremamente gravi che possono esitare in un campo di sequele importanti. Ma poi questo non può essere neanche escluso che succeda anche per le forme meno grave. Questa sarà una delle domande che farò al dottore Catapano. Una cosa però interessante è il perché magari ci sono queste diverse interessamenti nei vari tipi di atleti. E questa è una domanda che vorrei chiedere poi a Catapano dopo. Ma perché alcuni hanno delle forme leggere e altre delle forme gravi? Ci sono dei detti, per esempio, io dico quello che chiaramente si sente dire, e che può essere decisiva la carica virale, cioè a quanto viene esposto il paziente, l'atleta, oppure quanto possa incidere la capacità immunitaria innata. E si vede infatti che è più frequente in situazioni di depressione. Ma un altro fattore a cui vorrei chiedere proprio quanto possa essere interessante è perché negli atleti noi vediamo che soprattutto quelli che fanno attività di durata hanno avuto il primo caso, se vi ricordate, il primo caso di che veniva considerato il caso 1 era un atleta che aveva fatto la mezza maratona poche settimane prima, quindi era un atleta che faceva della un'attività molto importante. Quindi quanto può incidere anche questo fattore? E ora, per quanto riguarda la domanda che vorrei fare dal punto di vista pratico, noi sappiamo che nelle forme, di polmoniti interstiziali, questo anche non solo nel Covid, l'alterazione principale è un'alterazione di tipo restrittivo. Però nella mia esperienza, e qui arrivo alla mia esperienza diretta, che con ancora dei casi e dei dati ancora molto scarsi, direi che i miei casi paradossalmente sono un po' in contraddizione. Io ho avuto due casi evidenti di riduzione di dati spirometrici rispetto agli anni precedenti, quindi sono stato in grado proprio di valutare la differenza, e un caso di pregresso Covid che invece aveva avuto una polmonite interstiziale ben chiara, con residua fibrosi apicale e con un quadro sotto sforzo preoccupante, è vero, sta facendo un esame di risonanza magnetica cardiaca. Ecco, paradossalmente, né in questo caso la spirometria era emersa normale. Allora, la domanda è: se nella forma, quelle più leggere, aveva avuto appunto un caso di spirometria così
evidentemente in diminuzione, che poi tra l'altro ho chiaramente indirizzato al pneumologo di riferimento per avere una delucidazione su questo caso qui, e sembrano situazioni per fortuna non gravissime, e al contrario ho trovato un caso molto importante senza avere delle evidenze spirometriche. Sono io che non so fare la spirometria o c'è qualcosa che magari dobbiamo sapere dal professore? Grazie per l'attenzione. Grazie davvero, grazie Luca, sei stato molto sintetico e incisivo. Ora sentiamo anche Daniele, un altro aspetto, un'altra voce da parte dei medici dello sport, che problematiche vuole mettere in evidenza. Appunto, anch'io ho trovato delle cose molto simili, delle situazioni molto simili a quelle descritte da Luca Magni. E effettivamente anche a me la spirometria risulta sempre tutto sommato nei limiti della norma. E ho appunto verificato, come avevo già accennato all'inizio, ho verificato più facilmente delle diminuzioni delle prestazioni durante la prova da sforzo in quegli atleti che già conoscevo, e quindi ho potuto verificare la differenza. E anzi, durante la prova da sforzo qualcuno aveva effettivamente proprio una diminuzione della funzionalità respiratoria, che non corrispondeva alla diminuzione invece dell'esame spirometrico. Appunto, vorrei sapere dal dottor Catapano se come dobbiamo leggere a questo punto la spirometria, se ci sono alcuni parametri minori che hanno significato maggiore e quali sono esattamente, cioè quali sono i fattori che dobbiamo valutare più attentamente durante la spirometria. Grazie. Va bene. Allora, grazie Daniele, sei stato molto sintetico, e quindi lasciamo tutto il tempo a disposizione che abbiamo, quindi con calma il professor Catapano continuerà a illustrarci le metodiche che verranno messe in atto nella valutazione dell'atleta guarito da Covid, che era di rispondere alle domande poste dal dottor Magni e dal dottor Faragiana. Ok, grazie. Allora, se siete d'accordo, io farei così. Vediamo, scusate se vedete lo schermo. Lo vedete? Ok. Io farei così se siete d'accordo. Domande molto interessanti, no? Che poi mi danno lo spunto anche di soffermarmi su due punti su cui mi batto moltissimo quando parlo con chi fa le valutazioni degli atleti, perché io trovo personalmente molte limitazioni nelle valutazioni, diciamo standard, che si fanno nei soggetti che fanno sport. Avrò occasione, insomma, poi di parlare, di confrontarmi con voi. Io farei una carrellata velocissima su, diciamo, come dire, sulle valutazioni possibili, no, in questo campo, mirato naturalmente, ripeto, al post-Covid, è chiaro, quindi mirata alla possibilità di valutare un danno restrittivo e un danno naturalmente mismatch ventilo-perfusivo, no? Quindi di alterato scambio a livello del distretto velocapillare. È chiaro che mi limito a questo, perché tutti questi test ci dicono tantissime altre cose. Poi in questo contesto naturalmente risponderò alle domande e possiamo anche naturalmente fare un interscambio di osservazioni. Se abbiamo capito che noi dobbiamo andare alla ricerca, quindi di che cosa in realtà? Di un danno citochimico, se c'è ancora persistente, e qui ci sono gli esami biomorali, e sorvoliamo, di andare a capire se c'è stato un danno funzionale, nello stesso momento di andare a capire se c'è stato un danno d'organo a livello polmonare. Parliamo del danno funzionale. Dobbiamo andare a ricerca, quindi, se verosimilmente chiaramente c'è, oppure escluderlo, un danno restrittivo. Voi sapete che la sottoclasse A1, quindi pazienti pauci asintomatici o asintomatici, Covid positivi che hanno risolto, negativi e che non hanno sintomi, facciamo che cosa? Una spirometria. Parlo ora, ripeto, della problematica puramente respiratoria. Facciamo una spirometria, facciamo una saturazione, se me la facciamo chiaramente sotto sforzo, o perché ne approfittiamo che questi atleti fanno le CG da sforzo, o facciamo qualunque cosa che ci dia un'indicazione di desaturazione da sforzo. Rimaniamo in questa prima fase, quindi A1, ok? Quindi ripeto, dove pazienti che non sono stati nemmeno sintomatici, positivi, e che escono fuori naturalmente negativizzandosi.
Ok, abbiamo parlato e avete parlato della spirometria parziale. La spirometria parziale ci può far vedere un danno restrittivo? E qui vi voglio. Ci fa vedere in maniera precisa un danno ostruttivo, ma un danno restrittivo è presunto. E allora, il danno restrittivo è presunto perché? Perché il danno restrittivo della curva flusso volume che cos'è? È la riduzione, diciamo, della morfologia della curva flusso volume nella sua totale, diciamo appunto, valutazione. Quindi che cosa si riducono? Tutto si riduce. Si riduce F1, si riduce la capacità vitale forzata, e quindi di conseguenza il rapporto tra i due rimane normale, perfetto, perché sia numeratore che denominatore naturalmente riducono. Ma non è che possono farci vedere con esattezza un danno restrittivo, perché alcune ostruzioni alla spirometria simulano un danno restrittivo incipiente. Quindi diciamo questo: la spirometria parziale mi va bene se è normale. Però fino a che punto? E poi vedremo che significa. Mi va bene nel contesto di una volumetria, però io quel paziente con quella spirometria parziale normale, non so se è normale in economia durante esercizio, non è la stessa cosa. Voi fate una fotografia statica, non fate una fotografia dinamica. Questi soggetti devono essere valutati in dinamismo. Io mi batto mille volte su questa cosa. Voi potete avere degli esami funzionali a riposo perfetti, vi mettete a fare uno sforzo e vi escono cose eclatanti, vi escono cose mismatch ventroperfusivi, vi escono fuori desaturazioni anche da sforzo, vi escono fuori comportamenti dovuti al fatto che questi pazienti, quando gli chiediamo uno sforzo, hanno problematiche di efficienza ventilatoria, guarda caso. Quindi fotografia statica parziale che mi può, diciamo, dire solamente che la volumetria statica di questo oggetto è normale. Ok? Nel caso in cui sia patologica dobbiamo per forza andare oltre. Il problema è: nel normale andiamo oltre? Ma se ci sono dei limiti nell'attività fisica, se vogliamo essere sicuri di quello che vogliamo prospettare, questi devono fare lo sforzo. Volumetria statica, è stato già parlato dal collega anche Magni, no? Cioè è chiaro che nel momento in cui una spirometria non ci dà l'esattezza di un pattern restrittivo nella sua completezza, dobbiamo per forza aggiungere la volumetria statica, la misura volumetria statica. Quindi questa si chiama spirometria globale, no? Completa. Ma perché? Perché abbiamo dei pattern restrittivi che hanno curva flusso volume normale, ma hanno una TLC ridotta. Cioè il danno incipiente, se non valutiamo la volumetria statica, il danno incipiente in pattern restrittivo, chiaramente, non lo possiamo per forza di cose, per forza, valutarlo con una spirometria parziale. Quindi stiamo attenti, quando abbiamo una spirometria parziale normale, a dire che questo atleta non possa avere limiti durante uno sforzo. Quindi la spirometria completa ci dà un quid in più. Se riusciamo a fare la spirometria statica, siamo sicuri che siamo fuori il pattern restrittivo. Ma quale pattern restrittivo? Quello che si verifica con un danno già interstiziale fibrotico, no? Perché i volumi staticamente sono già ridotti. Ok? Ci sono varie modalità, non ve ne parlo, per poter calcolare i volumi statici. Importante sapere che esiste la spirometria globale che vi dà un quid in più. Qui c'è una tabella di interpretazione per voi, per capire che dall'analisi di una spirometria globale completa voi potete chiaramente essere sicuri se siete in un danno restrittivo. Invece da una spirometria parziale potete essere sicuri sicuramente se c'è un danno ostruttivo, ma se un danno restrittivo avete dei limiti. Ok? E questa è una tabellina di interpretazione. La diffusione. Se voi unite alla spirometria completa il test di diffusione polmonare, cosa vi dice di più? E allora, ritorno indietro. Volumetria statica ristretta, la diffusione è importante, perché ci gradua la gravità di che cosa? Nella restrizione dell'interscambio alveolo capillare. Cioè, non solo sei ristretto, ma hai anche dei limiti di scambio gassoso. Qui ci vuole il test di diffusione polmonare. Ma faccio un passo indietro. Se la volumetria statica è lievemente ristretta, ci sta che la diffusione sia molto più ridotta. Questo perché? Perché i volumi statici non vanno di pari passo con lo scambio gassoso che noi misuriamo. Quindi il test di diffusione sicuramente in un paziente che ha una spirometria globale ristretta, globale, con volumi statici, deve per forza fare una diffusione polmonare.
perché andiamo a capire se hanno anche alterato l'interscambio gassoso alveolo capillare e quindi esattamente lo scambio dei gas, quindi dell'ossigeno. Guardate che questo test di diffusione non è un test banale, perché il polmone è fatto di 300 milioni di alveoli, quindi di conseguenza un polmone ristretto avrà un compartimento alveolare che naturalmente non sarà funzionante, quindi questo è molto importante andarlo a dosare. Siccome il test di diffusione è più sensibile della volumetria statica, gli permette di graduare la reale condizione di gravità di un patto restrittivo. Tutto questo per dire, guardate bene, che se noi ci fermiamo qui e se voi avete la possibilità solo di misurare spirometria globale, cioè parziale e volumi statici, e diffusione polmonare, voi siete in grado solo con questi test di orientarvi già in tutte le possibili patologie polmonari, tutte. Se prendiamo, per non confondervi l'idea in questa flowchart, se prendiamo l'atleta post-COVID che ha un danno restrittivo, lui fa questa via, cioè ha un rapporto normale, ha una TLC, la capacità polmonare ridotta, quindi ha un patto restrittivo, ha la diffusione ridotta e quindi ha la polmonite interstiziale. Ma l'atleta guarito dal COVID può avere anche un'altra via, e cioè ristretto ma con diffusione normale. Queste sono quelle condizioni dove c'è sotto un danno di decondizionamento del muscolo diaframmatico. Oppure possono prendere un'altra via i post-COVID atleti, e cioè possono avere tutto normale. E ora qui vi stimolo, cioè normale significa che non sono ristretti, ma la diffusione ce l'hanno ridotta. Perché? Perché possono avere quei danni microcircolatori di cui vi parlavo prima in ambito polmonare, cioè quei microtrombi, anche se il pattern non è restrittivo, perché non hanno avuto un danno fibrotico, ma microcircolatorio. Quindi vedete come, se vogliamo veramente studiare questi soggetti, no, in maniera completa, almeno fermiamoci a una spirometria globale completa più test di diffusione. Ma andiamo avanti. Noi abbiamo posto l'attenzione, no, con, anche con Carlo, no, della validità del test a sforzo, quindi di qualcosa in più, di un quid in più in questi atleti. E qui viene la mia esperienza. La mia esperienza è quella di dirvi, di pregarvi, nel farvi capire che se voi avete una funzione normale in un soggetto, non è detto che questo soggetto non sia alterato quando fa lo sport. Io devo sapere studiare l'accoppiamento ventilo-perfusivo durante un gesto atletico. Questo lo posso fare col test cardiopolmonare. Badate bene, il test cardiopolmonare è chiaro che non lo fanno tutti, per carità. Ecco perché dovrebbe... dovremmo tutti stimolare la cultura del test a sforzo cardiopulmonare, come Carlo sta facendo, no? È un test veramente molto utile, anche perché rappresenta il gold standard. Io nello stesso momento riesco a misurare la risposta ventilatoria, cardiocircolatoria, metabolica all'esercizio fisico, quindi ho la completezza assoluta. Questo perché? Perché noi misuriamo essenzialmente tre apparati col test a sforzo cardiopulmonare: l'apparato muscolare periferico, l'apparato cardiaco, l'apparato polmonare e gli stretti di circolo, sia sistemici che a circolo polmonare. E valutando esattamente questi indicatori funzionali, che qui io vi ho scritto soprattutto per i polmoni, no? Perché di questo dobbiamo parlare, sono il volume corrente, la frequenza respiratoria, il loro rapporto sarebbe la ventilazione, la massima ventilazione volontaria, che voi estrapolate, no? Come rapporto prodotto tra FEV1 per 35 o per 40, comunque l'indicatore che si usa di più è per 35, e poi potete studiare in questa maniera anche la riserva ventilatoria. Però voglio farvi capire che questi tre distretti, guarda caso, tutti e tre possono essere attaccati nei postumi dell'infezione SARS-CoV-2. Tutti e tre. Allora, se io con un test riesco a valutarli tutti e tre, ma di cosa dobbiamo ancora parlare? Cioè, questi soggetti, ripeto, per avere una certezza assoluta, il test a sforzo ci garantisce proprio questo. Voi sapete che la ventilazione, naturalmente, rispetto al cuore, ha una grande riserva. Vi faccio un esempio molto pratico. Nel gesto atletico il cuore pompa fino a 20 litri al minuto, poi non può fare altro. Se io dovessi fare un gesto atletico solo per la portata cardiaca, non avremmo i record mondiali in tutti gli sport.
Chi fa il record mondiale? Lo fa la ventilazione, perché la ventilazione può arrivare a 250 litri minuto rispetto a 20 litri minuto di una portata cardiaca. Ma è banale dire che la differenza in un gesto la fa l'apparato ventilatorio. E l'apparato ventilatorio deve permettere questo felice accoppiamento tra ventilazione e perfusione per garantire lo scambio gassoso, per garantire un'emostasi, no, lo sapete, perché produrremo acido lattico, quindi dell'anidride carbonica, fino a che arriveremo a quel compenso respiratorio per cui la CO2 sale, perché siamo in acidosi lattica, e la ventilazione dà quello sforzo ultimo estremo, che è il compenso respiratorio, che è, ne vediamo solamente nei super atleti, solo nei super atleti. Io personalmente nelle mie ricerche l'ho visto solamente in chi andava sull'Everest, ho avuto questa fortuna di studiare uno dei 10 uomini che va sull'Everest a 8000 metri senza bombole, aveva una risposta di 320 litri al minuto e una pressione parziale di O2 negli alveoli, ma nemmeno di 12 mm mercurio. Come vive un soggetto del genere, riesce a vivere? E poi l'ho studiato in chi raggiungeva 100 metri di profondità in apnea, un assetto variabile che da Pellizzari, per le sue, diciamo appunto, metodiche di ginnastica respiratoria, aveva queste risposte ventilatorie. Guardate che il lavoro respiratorio è importante, perché se a riposo la ventilazione consuma solamente 3 millilitri minuto di consumo di ossigeno rispetto a 300, che poi che cos'è? È il consumo totale del respiro a riposo. Quando facciamo un esercizio noi abbiamo un VO2 di 3500 millilitri minuto, di questi 3500, 352 sono a carico dello sforzo del muscolo, quindi questo sforzo va naturalmente valutato. Ora, questo è il concetto del dinamismo, la curva flusso-volume, ne abbiamo parlato, ma noi dovremmo andare a studiare come il volume corrente, che è questo, vedete, aumenta, cresce all'interno, si dice, della capacità polmonare totale del soggetto. Tutti noi abbiamo una zona dove non possiamo andare oltre, un tetto, si dice, no? Perché il volume corrente è flusso limitato, è chiaro, oltre non possiamo andare. Questa economia del volume corrente che cresce, che dà ventilazione e dinamismo, va valutata col test a sforzo cardiopolmonare, va studiata. Ok? Quindi, che cosa ci dice il test a sforzo? Esattamente vi dico solo cosa ci dice. Ci può dare, primo, la performance, la capacità aerobica all'esercizio fisico, che noi valuteremo con vari parametri, quello che si usa, che usate voi, soprattutto, no? Il VO2 pro chilo minuto. E qua c'è una scala, no, che vi permette di dire se l'atleta è decondizionato, se è dialite e via dicendo, non vado oltre questo, ma per quanto mi riguarda la capacità aerobica, per come la penso io, è molto meglio andarla a misurare come invece consumo d'ossigeno alla soglia ventilatore che il soggetto raggiunge, più che come capacità aerobica massimale al picco dell'esercizio, perché questo è quello che governa l'economia in un esercizio fisico di risposta al dinamismo. Apro un inciso, guardate che le misure che vi dà il test a sforzo sono veramente tante, quindi non ve ne parlo, io parlo solo di quelle ventilatorie, però badate bene che il test a sforzo deriva queste misure da pochissimi parametri, cioè dall'analisi dei flussi e dei gas nel respirato di O2 e CO2, perché il rapporto fra flussi e frazione espiratoria mi fanno i volumi di O2 e di CO2, quindi i consumi di ossigeno, è chiaro? Questo è molto importante. Allora, quali sono, diciamo, gli outcome che dobbiamo prendere in considerazione un test a sforzo e farvi capire solamente come completo come esame? Qui vengono raffigurati nei famosi diagrammi, diciamo appunto, no, risposte integrate, che sono i plot di Wasserman, sono 9. Cioè significa che in tutti questi plot abbiamo tutte le risposte integrate che possiamo studiare, ventilatorie, cardiocircolatorie e metaboliche. Ma andiamo al sodo più che questo. Vedete che è importante con il test a sforzo misurare i parametri ventilatori, perché il dinamismo possono essere alterati. E quali sono? Per esempio, in un atleta post-Covid con PAT restrittivo, il volume corrente non crescerà come deve. La ventilazione che raggiunge non sarà quella ottimale. La riserva ventilatoria non la intacca se non è grave, oppure addirittura la consuma tutta se è grave il PAT restrittivo. Possiamo quindi studiare il concetto della riserva ventilatoria, ma la cosa più importante è che possiamo studiare l'efficienza ventilatoria. Vi faccio un esempio molto pratico. Se io ho un contenitore, una bottiglia di 2 litri,
le metto tutte e due vicino. Queste due bottiglie vi sembrano uguali? Bah, staticamente sì. Se io ci metto una bottiglia a un litro e una bottiglia, diciamo appunto, un litro e mezzo d'acqua, queste due bottiglie sono uguali? No, perché in una gira un litro d'acqua, nell'altra ne gira un litro e mezzo. Il polmone è questo. Io posso avere 8 litri, voi potete avere 8 litri di capacità polmonare totale, ma non siamo tutte e due uguali, perché nei miei 8 litri io riuscirò a muovere una ventilazione efficace per lo scambio, un altro invece non riuscirà a muoverla. Quindi fa la differenza, ripeto, come si comporta il dinamismo della risposta ventilatoria, cioè l'efficienza ventilatoria. Abbiamo un parametro che c'è la misura, il rapporto dello spazio morto sul volume corrente. Non entro in questa cosa, è un indicatore banale, la macchina ce lo dà. Se aumenta lo spazio morto rispetto all'aumento del volume corrente, quindi a scapito dell'incremento del volume corrente, siamo in un'efficienza ventilatoria come si ha nel patto restrittivo. E quindi possiamo anche studiare la crescita del volume corrente durante uno sforzo. Ora, voi sapete che questo, ma non ne parlo oggi, no? È un ottimo test per svelare l'asma da sforzo. Perché il paziente si broncostruisce e quindi di conseguenza si insuffla, no? Quindi il volume corrente naturalmente raggiunge subito il tetto massimo, no? Perché si ha la chiusura delle piccole vie aeree. Nel pattern restrittivo il volume corrente invece aumenterà di poco solo perché non ha volume per aumentare, perché tutto il polmone è ridotto in volume. Poi possiamo studiare il matching ventilo-perfusivo. Parliamo solo di un indicatore, no? Che sono gli equivalenti ventilatori, in questo caso l'equivalente ventilatore della CO2. Questo è molto importante perché voi dovete sapere che la ventilazione segue fedelmente la produzione di anidride carbonica. Quindi come incrementa l'anidride carbonica, voi lo sapete, così gli segue la ventilazione, ma di pari passo. Come incrementa l'ossigeno? La ventilazione non gli va dietro, perché l'ossigeno va dietro la ventilazione fino a un certo punto, poi l'ossigeno raggiunge un certo plateau, la ventilazione va ancora avanti. Questo perché? Perché l'ossigeno è inficiato anche dalla perfusione. Invece la CO2 è soprattutto ventilazione, quindi smaltimento. Quindi noi andremo a valutare l'efficienza del mismatch ventilo-perfusivo con il parametro di eliminazione dell'anidride carbonica prodotta, quindi la VB CO2, e come dire, parametri normali sono 25-30, e come dire che 25 litri di ventilazione mi servono per eliminare un litro di anidride carbonica prodotta con lo sforzo fisico. Ok? Quindi è un parametro molto semplice. Poi abbiamo anche la risposta cardiovascolare, ok? Perché qualcuno naturalmente può avere anche un danno miocarditico e quindi un danno di ridotta funzione cardiaca, ridotto stroke volume, ma la cosa più importante che io osservo in chi ha un decondizionamento nel post-COVID non è tanto una riduzione dello stroke volume che si viene a evidenziare con il test a sforzo, ma è l'avidità del muscolo nel volere ossigeno, perché è un muscolo decondizionato. A questo punto cosa avrò in questo caso? Avrò naturalmente che questi soggetti andranno in precoce soglia anaerobica, andranno precocemente in acidosi lattica e avranno che cosa? Un polso di ossigeno basso, ma non perché il cuore funziona male, perché il muscolo vuole più ossigeno e il cuore non riesce a darglielo. Quindi sono parametri che possono essere valutati. Questa è solamente la lettura del referto finale. L'atleta dopo un test a sforzo si trova maggiormente o in questa situazione del decondizionamento, post-Covid sempre, e quindi tutti quei parametri che abbiamo detto vengono enunciati le alterazioni, oppure può trovarsi in un quadro di pattern restrittivo, ve l'abbiamo già parlato, oppure in un pattern circolatorio di microtrombi, e quindi abbiamo questo altro tipo di comportamento. Ok? Quindi noi possiamo studiare col test a sforzo un danno sequela di un post-Covid in questi tre ambiti, con il test a sforzo. Non possiamo farlo in economia con una fotografia basale di una spirometria chiaramente parziale. E da ultimo, veramente ultimo, vi voglio soffermare anche su questo, perché voi secondo me dovete avere, diciamo appunto, la possibilità anche di chiedere l'ecografia toracica. Perché io ho trovato pazienti, la maggior parte di pazienti guariti, che hanno avuto una polmonite interstiziale, quindi guariti dalla polmonite, che hanno ventilazione, spirometria, test di diffusione normale, ma hanno i danni reliquati all'ecografia toracica sull'interstizio. Come li ho svelati col test a sforzo cardiopulmonare? E l'ecografia è un esame banale, non dovete chiedere una radiografia, una TAC, la ecografia, perché l'ecografia, vedete, vi fa vedere sia il danno iniziale,
se sono questi riverberi diradati, che sono le aree di Krongrass all'attacco, mi fa vedere un danno più diffuso, che sono queste aree di Krongrass che consolidano, quindi questi riverberi, linee bissi, confluiscono fra di loro, no? Con queste aree di risparmio, si dice, fino ad avere questi quadri che sono quelli preconsolidativi. Vedete, qui ci sono delle consolidazioni sotto la linea preorica fino a ad avere delle macro consolidazioni. Vi dico questo solo perché l'ecografia non solo segue il danno in acuto, ma segue anche la risoluzione in cronico. Quindi, quando qualcosa non vi torna, spirometria normale, diffusione normale, testa sforzo alterato, dovete vedere se c'è il danno d'organo, ma non andate a chiedere un attacco, fate l'ecografia. Se all'ecografia vedremo qualcosa, è chiaro che studieremo attacco. Ok? E qual è il danno evolutivo fibrotico all'ecografia toracica? È questo. Vedete? Una pleura completamente smangiata, smussa. Questo è un paziente che va a TAC. Questo era un atleta, uno sportivo agonistico, andato a TAC e aveva questo quadro di interstiziopatia. A esattamente 3 mesi dalla risoluzione dell'evento infettivo. E da ultimo, molti sono decondizionati. Decondizionamento esce fuori dal test a sforzo cardiopulmonare, ma lo potete anche valutare direttamente. E decondizionato periferico, ma i muscoli non sono solamente gli arti inferiori. Questo, se ha defaianza sull'apparato respiratorio, il muscolo che avrà alterato. E guardate che glielo misuriamo in maniera molto banale. Io, guardate, l'ecografia vi fa vedere lo spessore del muscolo diaframmatico, che poi che cosa fa? Si vedete? Raddoppia e spessisce nella fase inspiratoria. Guardate, questo binario si spessisce quando vi faccio fare un'ispirazione massimale. Questo è un diaframma che non è decondizionato. Guardate invece il diaframma decondizionato. Questo era un diaframma gravemente decondizionato perché aveva aspetti addirittura di paresi. Guardate come agisce. Non si muove. Non si spessisce. Abbiamo trovato il meccanismo per cui questo paziente mi dà problematiche di mismatch ventilo-perfusivo durante uno sforzo. Ma la spirometria in questo paziente è normale. Ok? E quindi niente, finisco solo con questa precisazione che se noi ricerchiamo tutte le tappe le possiamo ricercare con la funzione. La clinica ci serve a capire esattamente hanno persistenza di sintomatologia. Gli esami, se c'hanno, i biomorali, se c'hanno attivazione citochimica persistente, che sono quelli che vanno seguiti nel tempo, il danno d'organo, possiamo farlo con l'ecografia, residuo, e poi le alterazioni di sventilatore di scambio gassoso, abbiamo naturalmente imparato a utilizzare la spirometria completa, DLCO, la riduzione della capacità dell'esercizio come test a sforzo cardiopulmonare. Se volete potete anche misurare la MIP e la MEP, non è un problema, è un'espressione anche questo, no? Di incapacità di forza contrattile del muscolo diaframmatico. E poi dovremmo naturalmente poi valutare alla fine l'impatto che tutto questo può avere anche naturalmente, no, sull'aspetto emotivo dell'atleta. Io avrei finito. Grazie. Allora, grazie veramente al professor Catapano. Avete tutti capito la sua padronanza della materia e con quale facilità è riuscito a spiegarci concetti essenziali sull'interpretazione del test cardiorespiratorio. Io ripeto, devo a lui le conoscenze che ho in questo tema, però secondo me, come avete capito, sarebbe importante per tutti noi medici dello sport avere padronanza di questa metodica, perché avete visto attraverso un semplice test con gli apparecchi moderni che ci sono ora, che sono anche facili nella gestione, facili nella calibrazione, non richiedono particolari manutenzioni e particolari anche ricambi, e quindi si sono molto più semplificati, e quindi invece di fare magari una prova da sforzo normale come la facciamo, diciamo, poter riuscire a analizzare anche i gas respiratori e riuscire a prendere e prendere in esame tutti questi parametri che ci ha evidenziato molto chiaramente il professor Catapano, capite bene quante informazioni potremo dare al soggetto che visitiamo, soprattutto ora in questo momento in cui c'è da fare anche una valutazione, come avete visto, se il Covid ha veramente ha lasciato dei requisiti, ma anche in soggetti che non hanno avuto il Covid, per una valutazione. Pensate all'utilità che può avere questo test fatto in maniera corretta nella prescrizione anche dell'esercizio fisico, nella corretta prescrizione dell'esercizio fisico. È arrivata una
una domanda. Intanto vi prego di fare tramite chat chi ha partecipato qualsiasi dubbio e esprimerlo. E quindi per adesso il dottor Maurizio Schiavon si complimenta col professor Catapano e chiede, pensa di quello previsto dalla FMSI, cioè prova da sforzo massimale con saturazione del 2. Va bene, questo se ho capito bene, però questa prova viene richiesta nei soggetti dei primi gruppi che hanno avuto il Covid in maniera asintomatica o paucisintomatica, no? La federazione ha previsto di fare la prova da sforzo massimale con la monitorizzazione della saturazione dell'ossigeno in questi pazienti. Cosa ne pensa il professor Catapano? Chiaramente voglio dire, almeno fare un test di saturazione da sforzo è chiaro che è importante nella fase in cui i soggetti sono stati soggetti asintomatici, no? E quindi qui siamo nella 1, per capirci, no? Della sottoclassificazione, positivi ma asintomatici, o addirittura perché hanno fatto valutazioni per altri motivi senza danno d'organo, cioè si sa già a priori, ma la maggior parte non si sa chiaramente a priori. Quindi ha una validità il test a sforzo? Il test a sforzo ha una validità sicuramente, però la vedo una validità relativa, perché vi spiego ancora una volta che ciò che regola lo scambio gassoso non regola l'economia ventilatoria, non solo, diciamo, test che vanno di pari passo. Per cui, certo, se un paziente desatura dovete scatenare indicatori funzionali di livello superiore, però sappiate naturalmente che un paziente che non ha una saturazione da sforzo può avere alterazioni di mismatch ventilo-perfusive da sforzo lo stesso. La desaturazione da sforzo, tra virgolette, è un atto in chi valuta come me dinamismo finale, un'espressione finale. Quindi ben venga che voi lo facciate, su questo non c'è dubbio. È chiaro che si può disquisire, sono pazienti positivi, guariti, asintomatici, ok, va bene. Va bene anche fermarsi qui, se non hanno limiti di sintomi. Ma voi, per, diciamo, appunto assenza di sintomi, cosa valutate? Valutate il fatto che il paziente vi dice io sto bene. Non potete valutare un decondizionamento muscolare. Questo il paziente ve lo dice perché al limite, o se ve lo dice, dice ma faccio un po' più fatica a fare le mie prestazioni che facevo una volta. Qualcuno sottostima, qualcuno dice vabbè, ho avuto la, no, l'infezione virale e quindi... Questi sono pazienti che chiaramente hanno bisogno di un test superiore, quindi scavate nella sintomatologia di chi dice che ha pochi sintomi. Questa è la, diciamo, l'indicazione che vi do. Ripeto, sui sintomatici non transige la mia, diciamo, esperienza, cioè dovete fare il test a sforzo, soprattutto per quei valori di decondizionamento che vi ho spiegato. In chi vi dice che non ha avuto sintomi, cercate di scavare su un sintomo che forse non vi diranno, è ma lei quando no, fa le sue normali prestazioni, quando riprende la sua attività, nota qualche problema, nota un recupero difficile, nota un, diciamo, appunto esaurimento precoce di quello che faceva prima, beh, questo è un allarme, no, per voi, cioè dovete naturalmente mandarlo a fare un test di livello superiore. Non basta il test di saturazione da sforzo negativo che il paziente ha avuto, l'atleta ha avuto. Grazie. Per completare questa domanda, quindi da noi si presenta un atleta che è del primo gruppo, che ha contratto il Covid in maniera asintomatica o paucisintomatica. Quindi cosa dobbiamo escludere dalla spirometria basale? Proprio. Cosa ci può essere nella spirometria basale che, come ce l'hai già detto, magari se ce lo ripeti, no, che c'è. Allora, poi passata dalla spirometria basale anche durante la prova da sforzo, per dire, possiamo magari avere dei confronti, un tot di percentuale di riduzione della prestazione magari se abbiamo un test precedente, oppure una desaturazione importante o di quanto, cioè nel nostro percorso, nel percorso che affrontiamo giornalmente negli ambulatori, visitando
atleti pauci sintomatici, come ha detto anche il dottor Magni o il dottor Faraggiana, che prevalentemente sono quelli. Abbiamo capito le tue indicazioni, ma c'è qualcosa ancora di più specifico di questi esami che dobbiamo prendere in considerazione per indirizzare l'atleta all'esame superiore e per evitare che in futuro possano siano dei soggetti come quelli che ci ha fatto vedere che possono sviluppare patologie anche dopo un anno o due dalla patologia polmonare, dopo un anno o due dall'aver contratto il virus SARS-CoV-2? Allora, partiamo dal concetto fondamentale che sono pazienti che hanno avuto un'infezione virale. Su questo dobbiamo sapere. Quindi hanno avuto comunque naturalmente una attivazione di un sistema infiammatorio citochinico che poi naturalmente si è risolta con il sintomo e si è risolta con la negativizzazione. Quindi parliamo di pazienti completamente asintomatici durante l'infezione e dopo. In questa categoria, per quanto mi riguarda, io, dato che hanno avuto un'infezione, siamo tenuti, anche se asintomatici, a capire almeno il minimo, anche se sono asintomatici. Il minimo, dato che hanno avuto un'attivazione infiammatoria, consta almeno di una spirometria completa e di una diffusione associata e di un test di desaturazione o di saturazione da sforzo. Questa è quella la mia visione. Se qui esce qualcosa, soprattutto sul parametro diffusione o sulla desaturazione da sforzo, è chiaro che arriverà a un livello superiore. Il livello superiore invece deve essere, per quanto mi riguarda, uguale per tutti nei pazienti sintomatici. O hanno avuto danno d'organo o non hanno avuto danno d'organo. Però tenete presente che l'atleta sintomatico rimane a casa, non fa mica, almeno la stragrande maggioranza dei soggetti non va a fare una tecnica di valutazione di imaging, non fa nemmeno, rimane a casa, fa la quarantena, non fa esami biomorali, non fa nulla. Quindi di conseguenza al tampone negativo, chi è stato sintomatico, anche se perde il sintomo, chiaro, nel post Covid, o chi naturalmente ha maggior ragione a persistenza del sintomo, per quanto mi riguarda, deve arrivare al test da sforzo e all'ecografia. Io devo eliminarmi il dubbio mio che possa avere un danno d'organo come reliquato. Questa è la mia visione della situazione. Poi possiamo scontrarci con la realtà, chiaramente, quello che è fattibile o non è fattibile, però per quanto mi riguarda penso che anche questa, diciamo, incontro fra di noi deve servire anche a stimolare, diciamo appunto, l'utilizzo di un test da sforzo che normalmente è sempre stato sottoutilizzato in tutti gli ambiti in pratica sportivi. La richiesta nei miei riguardi per effettuare un test da sforzo nell'atleta era solamente per chiedermi chiaramente dove si poteva spingere al massimo e quali erano le sue attuali capacità di performance fisica, cioè se stava facendo un allenamento corretto o scorretto per quel gesto atletico. Però in realtà, ripeto, noi stiamo parlando di soggetti, anche se stanno benissimo, ma che hanno avuto un'infezione, di oltretutto di un virus che è veramente un virus che, come vi ho detto, addirittura può assolutamente dare un danno persistente che non si evidenzia sempre con il sintomo. Per quanto riguarda poi i pauci asintomatici, i sintomatici, per quanto mi riguarda, vanno seguiti, ma non lo dico io, lo dicono i dettami dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché purtroppo noi veniamo da un'esperienza pregressa del COV1. Nel COV1 le manifestazioni più importanti si sono avute a 2 anni di distanza dall'infezione. Quindi sono pazienti sintomatici che vanno seguiti, anche se non hanno un danno d'organo, se non hanno delle alterazioni funzionali per cui possono riprendere la loro attività assolutamente, no? L'attività fisica, l'attività, diciamo appunto, professionistica che stanno facendo, però vanno seguiti nel contesto evolutivo di follow-up per capire se poi naturalmente no? Verrà fuori un danno evolutivo nel tempo. Ci sono i presupposti per questo, eh? Chiaro, chiaro. Grazie. Nel frattempo io avevo preso un po' tempo con questa domanda, ma ne sono arrivate moltissime di domande. Allora, dicevo, per esempio, quindi cerchiamo di recuperare un po' di tempo. Quindi ci viene chiesto, per esempio, un calo di prestazioni in un atleta a distanza di 3 mesi da Covid lieve, solo febbre e mioartralgie. Si può rientrare in un post-Covid e valutare se fare ulteriori indagini? Ho capito. Risposta netta, sì. Deve entrare in un protocollo di valutazione.
anche se dopo tre mesi... Certo, soprattutto se anche se dopo tre mesi viene fuori qualcosa, per quello che vi ho detto, no? Il tempo di latenza addirittura vanno seguiti per 2 anni, perché appunto si possono avere manifestazioni come è successo con la SARS-CoV-1. Questa è un'informazione, penso, per tutti noi medici sport molto importante. Poi, sempre dal dottor Maurizio Schiavon ci chiede, per la spirometria di base, penso che sia importante confrontarla con una precedente. Si può evidenziare la restrizione? Cosa ne pensi? Allora, il confronto, sì, il confronto chiaramente è sempre naturalmente utile, questo certamente, partendo dal concetto che questi soggetti chiaramente nel pre-Covid erano soggetti chiaramente con spirometria normale, quindi voi cosa potete avere come indicazione? Vabbè, se ristretto è chiaro che avete già il numero e vedrete naturalmente il tipo di calo che può aver avuto, però ripeto, con la spirometria parziale potete anche vedere come nell'ambito di una normalità i volumi sono naturalmente minori rispetto ad un controllo precedente. Questa è una spia. Anche se i rapporti numerici non sono normali, non vi dice che è un pattern restrittivo, dovete fare la spirometria globale per invece slatentizzarlo, evidenziarlo. Quindi il confronto, benissimo, il confronto è sempre ben accetto. Il dottor Claudio Schiraldi ci chiede, l'età del soggetto atleta può influenzare in modo diverso la patologia polmonare e o cardiaca? Allora, diciamo che sicuramente è un cofattore. Voi sapete che ce ne sono tantissimi di cofattori. L'età più avanzata può essere un cofattore negativo. Questo perché il virus in un'età più adulta può trovare dei sistemi operativi immunitari diversi. Chiaramente ci sono però tanti cofattori. Non so chi di voi parlava anche, forse il Magni, no? Anche di, diciamo appunto, della carica virale, no? Ma ci sono tanti cofattori che incidono. Uno di questi può essere certamente l'età avanzata. Grazie. Ora c'è una domanda di Luca Magni, ma chiedo di farla direttamente a lui. Non la leggo io. Luca, c'è il microfono, sì, spento. Eccomi. Sì, la domanda è piuttosto pratica, perché il discorso di tutte le argomentazioni del professore sono indiscutibili e sono assolutamente non divisibili. La domanda è pratica per noi che si lavora un po' nell'ambito del territorio. In realtà io mi sono trovato e mi sto trovando in continuazione davanti a situazioni che dopo il Covid di una completa diciamo disallenamento con condizioni atletiche scandalose, che con gente che mi è stata ferma 2 o 3 mesi, Covid o non Covid, che quindi mettono molto in difficoltà nel valutare il decondizionamento legato a questo oppure al lato cardiopolmonare. E questa è la prima domanda che faccio. In questi casi, se mi devo basare solo sul decondizionamento, dovrei fare il cardiopolmonare a tutti i Covid. La seconda problematica è pratica. Almeno nella nostra zona il cardiopolmonare è molto difficile da trovare chi ce lo fa e chi ce lo sa anche interpretare, quindi è veramente una cosa abbastanza complicata in maniera pratica da fare, non è che non lo vogliamo fare, perlomeno nella zona mia, sono di Prato, e credo che sia piuttosto difficile, e quindi dal punto di vista proprio del medico di territorio sono appunto domande che avrei per piacere se mi desse una risposta. Allora, è chiaro che il testasforzo cardiomodale ti permette di valutare certamente il decondizionamento, no? Da inattività, da decondizionamento, da problematiche invece dovute naturalmente ad alterazioni di mismatch ventilo-perfusivo, cioè da fame di ossigeno di un muscolo per danno. E questo lo abbiamo chiarito. La seconda domanda, non tutti possiamo fare il testasforzo cardiopulmonare o comunque affiancarci ad una struttura che faccia il testasforzo cardiopulmonare. E questo chiaramente è vero, è realistico. Come al solito a me viene chiesto da una parte quello naturalmente che ci permette di statetizzare delle alterazioni, dall'altra è il confronto con la realtà, no? La real life di ciascuno di voi, che non è questa. Allora io direi che in primis dovete cercare nell'ambito della federazione fra di voi di cercare di appropriarvi anche di questa, diciamo, misura nel tempo.
ma anche come collegamenti con strutture, no, del territorio che lo possano fare. E comunque per ovviare un test trasporto che non siete in grado naturalmente ancora di poter utilizzare, quantomeno in tempo reale, è chiaro che però almeno non potete prescindere da una scrivania completa. Cioè avete sicuramente, no, sul territorio una pneumologia che faccia una spirometria completa, cioè globale con test di diffusione polmonare. Già questo vi aiuta insieme a un ECG da sforzo con saturimetro. Questo vi dà un'indicazione di dirvi: oh, non ce l'ho qui il test da sforzo, ma questo ragazzo lo devo mandare da qualche parte a farlo, perché ci sono delle alterazioni già con questa fotografia, cioè spirometria completa, diffusione e desaturazione con l'ECG. Questo è l'unico messaggio chiaramente in real time che ti posso dare, perché chiaramente la prospettiva migliore è avere la possibilità di fare il test a sforzo. L'argomento trattati sono stati veramente interessanti, lo dimostrano le domande che stanno sempre aumentando. Sempre Maurizio Schiavonci fa un'osservazione, ci dice: noi a Padova abbiamo visto atleti A1 nel gruppo A1 con ecografia sempre negativa, oltre 80 atleti. Ecografia, penso polmonare. Sì, sì, polmonare, sono sicuro che diceva polmonare. Sì, sì, sì. Sempre negativa. Allora, confermo nella mia esperienza, che non riguarda soprattutto gli atleti, ma anche i soggetti assolutamente normali, negli asintomatici e nei pauci asintomatici il rapporto tra un danno ecografico no reliquato e la maggioranza è minimo. Questo sicuramente per quanto riguarda il danno d'organo. Tenete presente, e lo ripeto, che il danno ecografico polmonare è un danno d'organo, ma non ci dice, cioè ci dice che cosa? La patologia interstiziale, ma non vi parla dell'altra problematica di circolo. Vi ho spiegato, anzi, addirittura ormai sappiamo che il danno iniziale della polmonite interstiziale è microcircolatorio, è pretrombotico, microtrombotico. Questa parte perfusoria voi non la potete vedere all'eco, la possiamo vedere all'ecografia toracica, vediamo l'esito fibrotico dell'interstizio, la possiamo invece valutare in dinamismo. Io sorrido, ma è chiaro che come la valutiamo? Col test a sforzo, no? Perché lì zatetizziamo un mismatch ventilo-perfusorio, non usciamo fuori da questa storia. Allora, un'altra domanda dal dottor Angelo Sberna che ci dice: io penso che sia utile che l'allenatore, anche dopo l'idoneità più semplice, segua bene se la progressione delle prestazioni sia normale o mostri dei limiti. Quindi avvertire gli istruttori di fare un follow-up atletico sul campo. Questo penso sia un'osservazione che... D'accordissimo. Ci trova tutti d'accordo. Mentre abbiamo il... buonasera a tutti, sono il dottor De Martino Pasquale, presidente dell'Associazione Medico-Sportiva di Caserta. Grazie di aver partecipato innanzitutto a questa serata. Allora, nelle mie valutazioni fisiatriche, nei pazienti dimessi con diagnosi di Covid-19 e nella presente edizione di piani, sì, nella preparazione di piani di riabilitativi, ho avuto la possibilità di trovare ipotonia muscolare dei muscoli inspiratori e il classico atteggiamento in ipercifosi. Ho fatto questo, è abbastanza lunga, forse era meglio se interveniva. Ho fatto questo esempio perché nella valutazione di atleti post-Covid l'atteggiamento in ipercifosi e l'ipotonia muscolare dei muscoli inspiratori è molto più evidente. Ho notato una maggiore stancabilità nello sforzo in rapporto al soggetto che non effettua attività sportiva. Ho iniziato anche per gli atleti, ho prescritto un programma di riabilitazione respiratoria e tonificazione muscolare. Penso che questo sia un contributo positivo. Un contributo ottimo, nel senso che evidenzia il problema, ripeto, muscolare, periferico, che questi soggetti nel post-Covid possono avere, e più che altro il collega ci fa capire come in questo contesto sia veramente importante la riabilitazione di questi soggetti. E questa è una situazione veramente molto importante, io ci credo molto in questo, anche se noi chiaramente non siamo un centro che la facciamo, quindi sono d'accordo insomma con la sua osservazione, no? L'osservazione del collega, assolutamente sì.
La dottoressa Laura Brusamolin ci chiede, avrebbe senso far eseguire all'atleta una spirometria semplice quando è al massimo dello sforzo fisico durante l'esecuzione di un test ergometrico alla ciclette? Questa è una domanda molto interessante. Ottimo. Allora, ci ha dato una soluzione, non volendo, quindi veramente un'ottima riflessione, e ha dato anche una risposta a Luca Magni. Ci diamo del tu chiaramente, Luca, non... si può avere già un tassello in più, se voi potete fare un ECG da sforzo, a fare una curva flusso volume all'acme dello sforzo, perché lì cosa vi dice chiaramente? Lì vi dirà se il volume corrente cresce, se il soggetto naturalmente ha un'insufflazione, oppure se invece raggiunge la sua capacità pulmonare totale subito, un tetto massimo, cioè se la ventilatore esaurita. Perché? Perché è un patto restrittivo, lo potete subdorare, e allora da lì dovete chiaramente mandarlo a fare un test a sforzo cardiopulmonare. È efficace fare una curva flusso volume durante sforzo, se riuscite all'acme, significa dello sforzo, appena raggiunge il massimo, e poi molto importante nel recupero. In questi soggetti è molto importante fare queste curve nel recupero, perché questi non recuperano, hanno un volume corrente che non cresce nemmeno nel recupero. Quindi significa che rimangono in uno stato di, diciamo appunto, completo esaurimento della riserva ventilatoria. Chi ha il pattern restrittivo, no? Cioè il danno naturalmente sitale del COVID, danno d'organo polmonare. Sì, sì, quindi bella intuizione, d'accordo. Grazie, dottore. Allora, l'ultima domanda da parte della dottoressa Silvia Lorini, che ci dice: noi medici dello sport vediamo anche molti sportivi bimbi agonisti dagli 8 anni in poi che hanno avuto il COVID. Per questi soggetti, che per la maggior parte hanno avuto il COVID in forma asintomatica, per questi bimbi il decondizionamento è spesso dovuto al fatto che le loro attività sono ferme da quasi un anno. In questi soggetti è molto complicato fare un test cardiopolmonare e soprattutto, come ha detto Magni, è difficile trovare strutture che lo fanno. Come ci dobbiamo comportare soprattutto soprattutto in queste circostanze, con questi bambini che si presentano? Allora, il discorso è questo. Prima riflessione, appunto alla collega, che non esiste, non abbiamo letteratura corposa sull'infezione in questa classe d'età, assolutamente non ce l'abbiamo. Sappiamo addirittura che loro prendono l'infezione tutti in maniera asintomatica, quindi senza apparente nessun tipo di danno. Quindi cosa posso suggerire? Sicuramente sono bambini che fanno una certa attività sportiva. In questi sicuramente io non ho un'esperienza, ma anche perché non c'è esperienza in letteratura da poter dire che devono interfacciarsi con quelle fasce d'età dove invece ne sappiamo per esperienza che il danno d'organo si può esplicare e come. Voi sapete che, mi dispiace dirlo in questo contesto, ma nella seconda ondata muoiono fasce d'età molto più giovani rispetto alla prima ondata. Quindi quello che voglio dire è che per quanto riguarda i bambini non abbiamo letteratura, quindi direi che nei bambini dobbiamo adoperarci con quello che i bambini riescono a farci, no? Quindi chiaramente una caratterizzazione di una spirometria globale, i bambini fanno la spirometria e la diffusione in maniera impeccabile, cioè riescono a fare la parte di una spirometria globale completa. Chiaramente il test a sforzo cardiopulmonare diventa difficoltoso, questo lo capisco. Io ho un'esperienza, e finisco, sui bambini, che addirittura è un'esperienza che va oltre. Io ho fatto il test a sforzo cardiopulmonare ai bambini che vanno dagli 8 ai 14 anni con cardiopatie congenite, perché avevo da fare un protocollo di ricerca. Beh, vi dico che tutti l'hanno fatto in maniera impeccabile, quindi il test a sforzo è applicabile anche ai bambini. Diventa difficile applicarlo sicuramente in contesti dove testa sforzo non è una routine come può essere la mia, ecco. Quindi direi che nei bambini, siccome non c'è esperienza e siccome non abbiamo mai avuto un danno d'organo individuato in un bambino COVID positivo, allora a questo punto ne abbiamo solamente una mortalità di un morto di un bambino sulla popolazione mondiale, però si presume per altri motivi, e a questo punto facciamo una caratterizzazione solamente con spirometria globale e test di diffusione al limite.
Va bene, grazie, grazie davvero dalle domande che ci sono state, veramente interessanti. Avete potuto apprezzare tutti il valore di questa serata e gli argomenti che sono stati e il livello con cui questi argomenti sono stati affrontati. Vorrei chiamare in campo il nostro presidente regionale, che dovrebbe essere collegato, il dottor Mario Migliolo, che se vuole portarci i suoi saluti, fare una conclusione serata, e poi Daniele Faragiana, l'organizzatore, e siamo tutti suoi ospiti stasera, ci saluterà a fine di tutti. Io vi ringrazio, ringrazio tutti i partecipanti. Mario è collegato? No, non mi sembra. Allora, Daniele, a te la parola. Allora, speravo che Mario fosse presente, e in ogni caso tanto lo sentiamo, probabilmente ha avuto degli impegni. Comunque, io innanzitutto voglio ringraziare estremamente il professor Giosuè Catapano, l'ho visto un giorno operare e mi sembra che appunto questo esame cardiopolmonare che lui appunto pone come golden standard degli esami sia fondamentale, quindi sarebbe bene, e sono contento che a Lucca voi adesso vi stiate attrezzando, perché è opportuno che ce ne siano il maggior numero possibile in regione per poter accedere con una certa facilità, perché da quello che abbiamo visto appunto diventa importante ogni volta che abbiamo dei dubbi in base alle nostre visite che facciamo abitualmente nei nostri ambulatori. A questo punto ringrazio, oltre al professor Catapano, anche Gianfranco Beltrami e a te in particolare, Carlo, che sei stato il conduttore non solo questa serata, ma anche di tutte le iniziative di quest'ultimo periodo. Ringrazio anche Luca Magni e tutti quanti i partecipanti, che mi sembra siano stati alquanto numerosi. Grazie a tutti ancora e buona serata a tutti.